Quattro anni dopo la costituzione dell'impero tedesco, il 23 luglio 1875, a Brema-Wegesack, Friedrich Lürssen fondò quelli che in un periodo successivo diventarono i cantieri navali Lürssen. Nel 1890, anticipando una grande innovazione, in quei cantieri si costruì il primo motoscafo veloce. Nel 1910 furono prodotti e varati circa 700 motoscafi per uso civile, che offrivano prestazioni davvero notevoli per l'epoca. Nel 1917 il Ministero Imperiale della Marina commissionò le prime motosiluranti per uso bellico, le imbarcazioni LM, che entrarono in servizio attivo quello stesso anno. Con la fine della Prima Guerra Mondiale e la conseguente sconfitta militare dell'impero tedesco, i cantieri e l'industria stessa germanica fermarono la catena di produzione. Le potenze mondiali vincitrici, invece, contravvenendo ai loro stessi propositi, proseguirono la progettazione e la produzione di armamenti. In tutta Europa, i colossali programmi per la ristrutturazione e il riarmo della marina militare rivoluzionarono quanto si era prodotto sino ad allora. Solo l'accordo di Washington, siglato nel 1922, limitando il potenziale bellico delle nazioni e stabilendo il disarmo delle flotte, pur non bloccando del tutto la corsa al riarmo, almeno la rallentò. Dopo lunghe trattative, furono stabilite le quote massime di produzione di materiale bellico, a cui tutte le nazioni avrebbero dovuto attenersi. L'accordo, però, non riguardava le navi da guerra di superficie con stazza fino a 600 tonnellate. La produzione non fu vincolata e quindi le navi da superficie che rientravano in quella stazza furono progettate, costruite e liberamente utilizzate. La limitazione della costruzione di questo tipo di imbarcazione non fu contemplata nel Trattato di Versailles, che pure poneva delle severe restrizioni al potenziale bellico di cui, dopo la sconfitta nella Grande Guerra, la Germania avrebbe potuto avvantaggiarsi. Non fu contemplata neppure, però, nella successiva conferenza di Londra del 1930. Per oscuri motivi non si tenne conto dei notevoli successi riportati dalle navi motosiluranti durante la Prima Guerra Mondiale. La loro produzione fu trascurata da quasi tutte le nazioni con flotta navale. Il motoscafo veloce da guerra, utilizzabile in prossimità della costa, fu lentamente dimenticato. La Germania, volutamente mutilata dalle nazioni vincitrici col Trattato di Versailles del 1919, alla fine della guerra disponeva soltanto di un numero esiguo di navi di linea e incrociatori costruiti a cavallo del secolo. Queste navi, obsolete, in gran parte inutilizzabili, stando alla volontà dei vincitori, che non nascondevano la loro arroganza, avrebbero dovuto essere sufficienti alla marina della Germania ormai in ginocchio, umiliata dalla sconfitta e dall'imposizione postale dai vincitori, a non poter ambire a diventare nazione di uguale grandezza a quelle europee. È quindi ancor più ammirevole il fatto che la marina militare tedesca, dal nulla e rapidamente, sia riuscita a creare una flotta con un livello di addestramento in proporzione superiore a quello delle altre potenze. Nel 1925, sotto l'autorevole comando del viceammiraglio fuori servizio von Trotha e mascherata da fini civili, fu avviata in gran segreto la ricostruzione della flotta di motosiluranti. Con sei vecchie imbarcazioni IM e una settima terminata solo dopo la fine della guerra, si iniziarono i primi collaudi. Seguirono le prime prove sistematiche atte a valutare le possibilità dei mezzi. Fu composta una flottiglia che fu affidata al capitano di vascello Löhmann. I primi esperimenti tattici, relativi all'utilizzo delle motosiluranti, si svolsero da luglio a settembre del 1926. Nel 1928 l'ufficio progettazioni della Marina tedesca iniziò a interessarsi allo sviluppo della motosilurante. Per ordine del capo del comando militare della Marina, l'ammiraglio Röder, nel novembre del 1929, nei cantieri navali Lürssen di Brema-Wegesack, fu costruita la prima motosilurante. Entrò al servizio della Marina militare il 7 luglio del 30, con il nome di UZ-16. Con il dislocamento di una massa d'acqua pari a circa 40 tonnellate e munita di due lanciasiluri dal diametro di 530 mm, raggiungeva i 32 nodi di velocità.
Quando il 16 marzo 1932 fu denominata S1, si ebbe la prima classificazione ufficiale di questa categoria navale in seno alla Marina tedesca. La Germania, condizionata dal diktat fortemente limitativo del Trattato di Versailles, promosse e sostenne la ricerca e lo sviluppo di tecniche di costruzione sempre più efficienti, che sfruttassero al massimo le potenzialità produttive. La costruzione di motoscafi, come abbiamo visto, non era vietata, ma il comando della Marina temeva le reazioni costrittive delle potenze vincitrici rispetto allo sviluppo e all'eventuale impiego di questo modello di imbarcazione. Le riserve erano peraltro confermate dalle esperienze negative riportate in altri campi. La produzione fu presentata come destinata al programma di sviluppo sociale. La progettazione e la sperimentazione proseguirono segretamente. Dalla ricerca per trovare una valida sostituzione alle torpediniere nacquero quindi le motosiluranti. Nel 1932 furono prodotte altre 4 imbarcazioni, la S2, la S3, la S4 e infine la S5. Il 14 luglio formarono la prima semiflottiglia di motosiluranti ed entrarono, per ragioni tattiche, a far parte della flotta. Fino al 1936-37 la semiflottiglia sottostava direttamente agli ordini del comandante delle forze di ricognizione. L'entrata in servizio della S6 nel novembre del 33 segnò un decisivo passo avanti dal punto di vista militare. La Germania fu la prima potenza marittima a possedere siluranti con motore diesel in grado di offrire prestazioni soddisfacenti. Quest'ultimo, grazie ai consumi limitati, consentiva di aumentare il raggio d'azione delle imbarcazioni pur mantenendo una velocità media di addirittura 36 nodi e mezzo. Seguirono le imbarcazioni dalla S7 alla S13, che iniziarono ad essere operative tra il settembre del 34 e il dicembre del 35. Il 12 luglio del 1935, la prima semiflottiglia di motosiluranti prese il nome di Prima Flottiglia di Motosiluranti. Quelle dalla S14 alla S17, commissionate nella primavera del 34, vennero equipaggiate con 3 motori diesel da 2050 cavalli e raggiungevano, con un dislocamento della massa d'acqua aumentato fino a 92 tonnellate, la considerevole velocità di 39,8 nodi, il che ne confermava l'idoneità bellica. La S14, la S15, la S16 e la S17 entrarono a far parte della prima flottiglia di motosiluranti che a quel punto poteva contare su 12 imbarcazioni in piena efficienza operativa. Create le premesse tecniche e tattiche per il loro utilizzo, negli anni dal 32 al 38 si poterono stabilire anche i limiti operativi della nuova formazione delle motosiluranti. Oltre alle esercitazioni di tiro e di manovra, occorreva testare con attenzione la loro capacità di tenuta al vento e al mare mosso durante lunghi periodi di navigazione. La loro portata di circa 700 miglia marine richiedeva un'area operativa vasta quanto l'intero mare del Nord, compreso tra la costa tedesca, l'Inghilterra e la Norvegia, e nel Baltico il tratto che arrivava fino alle isole baltiche. Tra il luglio del 38 e quello del 39 vennero rese operative altre 8 imbarcazioni, dalla S18 alla S25. I nuovi motori da 2000 cavalli ne permisero l'eccezionale velocità massima di 45 nodi e furono montati di serie su tutte le motosiluranti tedesche. Quei motori non riportarono mai nessun guasto. L'addestramento degli equipaggi prevedeva lezioni di nautica, strategia navale, matematica, lingue. I corsi terminavano all'Accademia Navale di Flensburg.
divenne di fondamentale importanza la definizione delle varie possibilità di impiego delle motosiluranti. Armate con siluri si definivano chiaramente imbarcazioni d'assalto con compiti di natura offensiva. Questo tipo di imbarcazione quindi era destinata ad azioni offensive contro grandi navi. La loro stazza ne permetteva l'agile introduzione nelle basi e nei porti del nemico per attaccarne le unità presenti. Erano perfettamente in grado di effettuare azioni contro i mercantili nemici in prossimità della costa e di svolgere missioni lungo le coste nemiche. Oltre ai compiti prettamente offensivi, si considerarono anche quelli in ambito difensivo, quali la caccia ai sottomarini, la protezione delle coste e dei convogli, il servizio di scorta e di segnalazione, nonché l'approntamento di sbarramenti di mine. Grazie alle dimensioni ridotte, alla velocità e versatilità, le motosiluranti erano avvantaggiate rispetto alle altre imbarcazioni. Per esempio, avevano maggior facilità di avvicinamento al nemico rispetto alle ingombranti torpediniere. Inoltre, erano in grado di sferrare un attacco e allontanarsi repentinamente anche in acque poco profonde. I loro equipaggi, severamente addestrati e preparati nelle più svariate discipline, erano composti da 14-15 uomini. Tutto ciò contribuì al rinnovamento del vecchio concetto della torpediniera risalente al 1880. La loro possibilità di impiego, per via dello spazio, della scarsa autonomia e del precoce logoramento dei materiali, era limitata. Malgrado ciò, le motosiluranti, in presenza di un campo d'azione idoneo, potevano trasformarsi in un'arma molto efficace, in grado di sorprendere continuamente il nemico. Così, poco prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, la Kriegsmarine riuscì in tempi brevissimi a sviluppare un modello di motosilurante operativa ed efficiente a tutti gli effetti. Mentre nella prima serie di motosiluranti i lanciasiluri venivano ancora montati sulla parte rialzata della prua, quelle a partire dalla S-26 vennero armate con lanciasiluri già integrati. Con il tipo S-38 da 100 tonnellate, nel 40 nacque il prototipo standard di motosilurante tedesca utilizzata nella Seconda Guerra Mondiale. La loro tenuta in mare venne costantemente migliorata, soprattutto in rapporto alla velocità. Con due tubi lanciasiluri e due siluri di riserva, nonché equipaggiate di artiglieria contraerea, queste imbarcazioni raggiungevano una velocità massima di 42 nodi. Importanti alleate delle motosiluranti erano le loro navi di scorta. Esse consentivano alle unità di motosiluranti un campo d'azione più vasto. Durante tutto il periodo bellico, l'importanza di queste imbarcazioni, armate di sola artiglieria leggera, fu spesso sottovalutata. Spesso esposte al pericolo dei bombardamenti aerei, la loro unica possibilità di sopravvivenza era la mimetizzazione. Di tutte le navi scorta delle motosiluranti, dopo la Seconda Guerra, restarono la Tsingau, la Tanga, la Karl Peters, la Gustav Nachtigal e la Adolf Lüteritz. La Hermann von Wissmann risultò dispersa dal 14 giugno 1944 in seguito all'attacco da parte di un aereo silurante a ovest di Borkum. Tutto il necessario per mantenere operative le motosiluranti, come munizioni e carburante, veniva trasportato dalle loro navi scorta. La mimetizzazione era estremamente importante per le navi scorta delle motosiluranti.
A volte la loro figura, perfettamente integrata ai colori della costa, nemmeno si distingueva. Nell'operazione in Finlandia, la Carl Peters fu così ben mimetizzata da non essere riconoscibile nemmeno alle navi appoggio. Gli equipaggi delle motosiluranti alloggiavano sulle navi scorta, che disponevano di alloggi destinati esclusivamente a loro. Nell'agosto del 38 fu costituita la seconda flottiglia di motosiluranti. Ne facevano parte anche le nuove imbarcazioni, dalla S-19 alla S-23. Nell'estate del 39 la Kriegsmarine disponeva di sole 18 motosiluranti pienamente operative. Nell'agosto del 39 il governo del Reich decise di proteggere le vie marittime tra la Germania e la Prussia orientale per l'inasprimento della situazione politica. Il 31 agosto del 39, col favore dell'oscurità, le imbarcazioni mossero dal porto di Pilau. Verso la mezzanotte mollò gli ormeggi anche la prima flottiglia di motosiluranti. La formazione, in pieno assetto bellico, dopo aver percorso circa 15 miglia marine, si schierò lungo le coste della Prussia orientale. Davanti al porto di Gdingen furono sganciate le mine con lo scopo di bloccarne l'agibilità. La prima flottiglia di motosiluranti partecipò allo scoppio della guerra senza ulteriori contatti con il nemico. Il 1 settembre del 39 la seconda flottiglia di motosiluranti, ormeggiata con la sua nave appoggio Tanga nel porto di Helgoland, ricevette il compito di pattugliare la zona costiera antistante la baia tedesca. Dopo diverse settimane di attività, è raggiunto il momento di dirigersi verso Kiel, scortati dalla Tsingau. Il rigido inverno del 39-40 non permise alle motosiluranti di entrare in azione. Solo verso la fine di marzo del 1940 la prima flottiglia, nella scia di una nave rompighiaccio, poté muoversi lungo il canale di Kiel, in direzione del Mare del Nord. Entrò nel porto di Wilhelmshaven per poi dirigersi verso Helgoland, scortata dalle navi appoggio Carl Peters e Tsingau. La seconda flottiglia, invece, stazionò a Kiel per rodare le nuove imbarcazioni. Nel corso delle esercitazioni sul Weser, tese a occupare la Norvegia e la Danimarca, le imbarcazioni S-19, S-21, S-22, S-23 ed S-24 della seconda flottiglia vennero assegnate al gruppo navale 3. Facevano parte di questa formazione gli incrociatori leggeri Köln e Königsberg, la nave scuola dell'artiglieria Bremse, le torpediniere Wolf e Leopard, oltre alla nave d'appoggio Carl Peters. Il gruppo navale 3 aveva il compito di occupare Bergen. La notte dell'8 aprile 1940 era molto buia e le navi procedevano veloci con il vento in poppa. Quando verso mezzanotte i norvegesi spensero improvvisamente i fari di segnalazione, la formazione tedesca si trovò in notevole difficoltà. La velocità fu ridotta drasticamente a soli 6 nodi. L'unità combattente solcava furtivamente il mare davanti alle grandi e piccole isole per poi introdursi nel fiordo in cui scaricare le truppe. Durante questa azione giunse l'annuncio che il gruppo navale 5, durante l'occupazione di Oslo, aveva incontrato una forte resistenza. Il comandante dell'incrociatore Köln ordinò immediatamente lo sbarco a Bergen e si portò avanti a forte velocità con le due torpediniere. Le batterie costiere dei norvegesi individuarono le navi tedesche ed ebbe inizio un violento scontro a fuoco tra gli incrociatori e le batterie. Nel pomeriggio del 4 aprile 1940, tuttavia, città e porto caddero in mano tedesca e l'operazione poté considerarsi conclusa senza che si registrassero particolari danni. La seconda flottiglia di motosiluranti con le imbarcazioni S7, S8, S17, S30, S31, S32 ed S33 fu assegnata al gruppo navale 4, composto dall'incrociatore leggero Karlsruhe, dalle torpediniere Greif, Sedler e Lux, e dalla nave appoggio Tsingau.
Il loro obiettivo era l'occupazione di Kristiansand e Arendal. L'entrata in porto, dapprima ostacolata dalla fitta nebbia e dall'agguerrita resistenza delle batterie costiere norvegesi, fu possibile il giorno successivo e senza ulteriori scontri. Le moto siluranti, utilizzate anche qui per lo sbarco dei soldati di fanteria, rimasero poi a Kristiansand con la Tsingau, con il compito di proteggere la costa. Ambedue le flottiglie ricevettero l'ordine di ritirata agli inizi di maggio del 1940 e rientrarono a Wilhelmshaven. Successivamente parteciparono alle prime incursioni nel canale della Manica. Il 23 maggio 1940 le motosiluranti tedesche conseguirono il loro primo decisivo successo. La seconda flottiglia, suddivisa in due squadre, si diresse nella zona operativa di Dunkerque. I siluri delle imbarcazioni S-21 ed S-23 centrarono per ben tre volte il cacciatorpediniere francese Jaguar di 2126 tonnellate. Quindi riuscirono ad affondare, oltre ad un piroscafo britannico, anche altri tre cacciatorpediniere nemici. A metà giugno del 1940 le due flottiglie salparono per Boulogne. Le battaglie delle motosiluranti nel canale si facevano sempre più dure. Riportarono altri successi nel corso di operazioni notturne, ma dovettero anche subire la perdita della S-32 colpita da una mina. Centinaia di navi militari inglesi furono mobilitate per fronteggiare la continua minaccia inflitta ai convogli costieri britannici dalle motosiluranti. E ciò costituiva un'indubbia vittoria strategica che si sommava ai numerosi affondamenti. Il 15 maggio del 1940 a Kiel venne formata la terza flottiglia di motosiluranti. Era composta dalle vecchie imbarcazioni da 80 tonnellate della prima e seconda flottiglia già utilizzate al fronte. La terza flottiglia fu dotata di nuove imbarcazioni da 100 tonnellate che si aggiungevano alle due flottiglie con più esperienza nel combattimento. Individuata una formazione, si organizzava l'attacco per garantirsi una posizione di tiro favorevole, solitamente frontale. Se si trovava alle spalle di un bersaglio, il siluro avrebbe potuto non raggiungerlo se il nemico era troppo veloce. I siluri avevano una velocità massima di 40 nodi e un cacciatorpediniere di 30 o 33. Le motosiluranti avevano circa la stessa velocità di un cacciatorpediniere. I siluri venivano lanciati per mezzo di un particolare congegno di puntamento in cui andavano inseriti rotta e velocità, cosa che spesso si poteva solo stimare. Motosiluranti tedesche in azione. È stato individuato un convoglio scortato. Le imbarcazioni procedono a tutta forza. Aprire le bocche dei lanciasiluri. Centro! Il bollettino della Wehrmacht ha segnalato in soli tre giorni l'affondamento di 22 navi per complessive 105.000 tonnellate di stazza lorda.
Nell'agosto del 1940, le imbarcazioni che manovravano nel canale della Manica avevano anche il compito di recuperare gli aerei tedeschi abbattuti in quella zona. Tutte le imbarcazioni ottemperarono a questo compito con grande impegno. Gli equipaggi dimostrarono che per salvare i loro camerati della Luftwaffe avrebbero impegnato se stessi e i propri mezzi. Il secondo anno di guerra iniziò all'insegna della cosiddetta Operazione Leone Marino, lo sbarco tedesco in Inghilterra. Oltre a creare sbarramenti con le mine, le flottiglie di motosiluranti continuarono con successo la loro guerra contro le navi mercantili nemiche. Il 9 marzo del 41, il capitano di corvetta Tönnies, con la sua leggendaria S-102, compì un'azione memorabile. La sua imbarcazione, braccata da un cacciatorpediniere britannico, durante l'inseguimento passò per ben due volte a massima velocità in mezzo al convoglio nemico, con la speranza che il cacciatorpediniere, per evitare di colpire le proprie navi, non sparasse. Il doppio giro della morte attraverso le linee nemiche ebbe successo. L'S-102 riuscì a fuggire con l'aiuto del buio. Questo dimostrò non solo la grande abilità tecnica, ma anche l'eccezionale coraggio e spirito d'iniziativa degli equipaggi delle motosiluranti tedesche. Il canale, a quei tempi, costituiva una delle arterie vitali principali inglesi. Individuati i convogli inglesi grazie alle stazioni radiotrasmittenti, ne veniva comunicata la posizione alla Luftwaffe e alle unità motosiluranti perché entrassero subito in azione. Dopo le operazioni davanti alla costa britannica del marzo del 41, un quotidiano inglese scrisse: «Le motosiluranti tedesche si accingono a paralizzare completamente le nostre vie di rifornimento nel canale. C'è da aspettarsi che una volta distrutto il tonnellaggio costiero, i tedeschi proseguano il loro gioco mortale in egual misura». Alla fine di aprile del 41 le operazioni delle imbarcazioni S nel canale della Manica terminarono. Ai primi di giugno le prime tre flottiglie, nonché l'appena costituita quinta, si spostarono nel Mar Baltico in previsione della campagna di Russia. La quarta flottiglia invece prese posizione nei punti d'appoggio nel canale, ormai abbandonati, e continuò a tenere in scacco l'avversario britannico. Le prime operazioni delle motosiluranti contro il nemico sovietico furono soprattutto quelle di formare sbarramenti di mine. Il 23 giugno del 41, la S-35 e la S-56 individuarono da grande distanza un sottomarino nemico e lo affondarono. A novembre, le tre flottiglie di motosiluranti ricevettero l'ordine di rimpatriare. In circa 5 mesi di permanenza nel Mar Baltico, erano riuscite ad affondare quasi 100 imbarcazioni militari nemiche. Sempre a novembre, la terza flottiglia venne trasferita nel Mediterraneo. Il 14 febbraio del 1942 salparono le prime imbarcazioni per attaccare un convoglio scortato diretto da Alessandria a Tobruk. Nella notte tra il 15 e il 16 giugno del 1942, la terza flottiglia di motosiluranti ottenne il suo più grande successo contro un convoglio di 80 navi.
Nel novembre del 1942 furono inviate nel Mediterraneo anche le imbarcazioni della neonata settima flottiglia di motosiluranti. Le due flottiglie concorsero così a formare la prima divisione di motosiluranti. Nell'ambito delle manovre di ripiegamento delle truppe corazzate Africa Corps verso la fine del 42, anche la terza flottiglia venne trasferita più a ovest, fino ai porti della testa di Ponte Tunisina, dove nel frattempo era giunta anche la settima flottiglia. Dall'inizio delle azioni marittime e aeree degli alleati in Sicilia, nella notte del 10 giugno 43, le motosiluranti della terza e settima flottiglia continuarono costantemente ad attaccare navi nemiche da guerra e da trasporto. La settima flottiglia, in particolare, si distinse per le sue sorprendenti e vittoriose incursioni contro i convogli nemici davanti alla costa. La sera del 16 giugno del 43, le motosiluranti della settima riuscirono ad affondare due siluranti e diversi cacciatorpediniere inglesi sullo stretto di Messina, ma l'operazione costò ai tedeschi gravi danni su tutte e cinque le imbarcazioni della flottiglia. Tuttavia, il tentativo da parte del nemico di introdursi nello stretto di Messina fu sventato. Il 18 agosto le motosiluranti si diressero verso l'Adriatico. Il 1 novembre 1943, non potendo più contare sull'appoggio italiano, le imbarcazioni vennero provvisoriamente riunite nella 24esima flottiglia di motosiluranti. 11 mesi più tardi, il 13 ottobre del 1944, la 24esima e la 7ª vennero sciolte. Le imbarcazioni rimaste delle due flottiglie confluirono nella terza flottiglia di motosiluranti, composta in sostanza da tre gruppi. Le imbarcazioni rimaste operarono distribuite nei porti di Pola, Salamina e Venezia, nell'Adriatico settentrionale, fino alla fine della guerra. Durante tutto il 1944, le motosiluranti, ormai decisamente superate dal nemico, furono coinvolte in numerose operazioni. Nonostante la loro inferiorità, esse riuscirono tuttavia ad ottenere notevoli successi, oltrepassando coraggiosamente i propri punti d'appoggio. Dal febbraio del 42 al 3 maggio del 45, in tutta l'area del Mediterraneo, furono affondate solo tre motosiluranti. Il resto delle complessive 23 imbarcazioni operanti fu perso a causa dei bombardamenti aerei, delle mine o per autoaffondamento. La battaglia delle motosiluranti tedesche perse forza per il mancato appoggio della Marina Militare Italiana, ma venne portata avanti sino alla fine e con grande coraggio. Nella primavera del 42, la prima flottiglia di motosiluranti si trasferì nel Mar Nero. Le imbarcazioni percorsero all'incirca 3.000 chilometri, trascinate in parte via terra con dei rimorchi. Fino al 44 vennero trasportate nel Mar Nero 16 motosiluranti. Questo trasferimento si rese necessario per contrastare il continuo pericolo di uno sbarco sovietico. I compiti della prima flottiglia consistevano nella protezione della costa e dei convogli tedeschi transitanti tra il Bosforo e Odessa, nel rifornimento delle truppe di fanteria in Crimea e naturalmente nella lotta contro la flotta sovietica di stanza nel Mar Nero. Una nave da battaglia, 6 incrociatori, 21 cacciatorpediniere e siluranti, nonché 30 sottomarini e 50 tra motosiluranti e cannoniere, assolveva al compito che richiedeva come minimo il quadruplo di imbarcazioni. Sorprendentemente, le motosiluranti non subirono praticamente alcun guasto ai motori, anche se, come abbiamo detto, affrontavano situazioni particolarmente difficili durante i loro lunghi tragitti. Nonostante la carenza di materiali, le imbarcazioni della prima flottiglia riuscirono a mettere a segno diversi colpi contro il nemico numericamente superiore. La loro minacciosa permanenza nel Mar Nero, nella zona più meridionale di quello sterminato fronte, impedì per molto tempo lo sbarco dei sovietici. Il 44 segnò la fine della resistenza nel Mar Nero.
Ad agosto furono perse diverse imbarcazioni a causa dei bombardamenti sovietici o per autoaffondamento. Della prima flottiglia di motosiluranti, trasferita lì nella primavera del 42, andarono perse rispettivamente un'imbarcazione nel 42, due imbarcazioni nel 43 e le rimanenti 13 imbarcazioni, tutte nell'agosto del 44. Ciò dimostra che i sovietici, nonostante la schiacciante superiorità numerica, nel corso dei primi 2 anni e mezzo non erano riusciti ad affondare nemmeno una motosilurante. Agli inizi del 42 la principale zona operativa delle motosiluranti tedesche restava il canale della Manica e le coste meridionali dell'Inghilterra, dove operavano la seconda, la quarta, la quinta e la sesta flottiglia. Nel corso del 42 vi erano circa 40 imbarcazioni, che corrispondevano quasi a un effettivo previsto di 42 unità. Ma nell'autunno dello stesso anno questo numero si era già ridotto a 24 imbarcazioni. Nello stesso tempo le unità difensive britanniche vennero rafforzate per scortare più efficacemente i convogli. La vecchia tattica applicata fino al 41, che prevedeva l'attesa anche per ore della preda lungo le principali vie marittime, ora, data la maggiore estensione del territorio protetto da parte dei britannici, non poteva più funzionare. Subentrò quindi una nuova tattica. Grazie alle cosiddette puntate, eseguite con uno schieramento piuttosto ampio, si tentava di aggredire il nemico da più punti contemporaneamente, attirando e concentrando l'azione delle navi scorta su determinate imbarcazioni, in modo che lasciassero via libera alle altre. A parte le azioni svolte con successo, come quella nell'operazione Cerberus, che permise il passaggio del canale da parte delle navi da battaglia, le motosiluranti spesso lavoravano senza successi eclatanti, ma, come abbiamo già detto, la loro sola presenza obbligava un gran numero di imbarcazioni nemiche a restare in una determinata zona marittima, e ciò comportava di per sé un successo dal punto di vista strategico. Nonostante questo, la tattica bellica prevalentemente offensiva dei primi anni di guerra confinò le motosiluranti tedesche nell'ambito delle azioni diversive. Nel 43 l'installazione di impianti radar con una portata fino a 70 km su navi da guerra britanniche permetteva al nemico di individuare e contrastare le motosiluranti già in fase di avvicinamento. Il predominio dello spazio aereo degli alleati a partire dal 1943 rese estremamente rischiose le operazioni delle motosiluranti. Dagli inizi del 44, costrette alla difensiva per l'inferiorità sia materiale che tecnica, le motosiluranti tedesche riuscirono sì a ottenere alcuni notevoli successi, ma non determinanti ai fini dell'esito della guerra. La battaglia navale della Germania era ormai già persa. Lo sbarco degli alleati in Normandia era imminente. Quando le imbarcazioni della quinta flottiglia, nella notte del 6 giugno 1944, attaccarono la flotta d'invasione partendo da Cherbourg, furono immediatamente respinte dagli alleati. Per giorni e settimane le motosiluranti combatterono strenuamente, ma ormai non era più possibile ostacolare con efficacia le unità da sbarco e di rifornimento nemiche. Le loro imbarcazioni spesso soccombevano davanti alle stesse navi scorta di superiorità numerica schiacciante. Tra il 14 e il 15 giugno, 10 motosiluranti furono distrutte nel corso di un attacco aereo degli alleati sulle Havre. Fu la perdita più grande che le motosiluranti subirono. Gli assi del mare, come solitamente venivano chiamate le motosiluranti, non a caso i loro segni distintivi rappresentavano i semi delle carte da gioco, condussero la battaglia in mare secondo la tradizione delle torpediniere tedesche della battaglia di Skagerrak, secondo cui la nobiltà d'animo e umanità dovevano sempre permeare ogni azione. Il 1945 portò ancora qualche piccola vittoria con l'affondamento di alcune navi mercantili, ma durante le operazioni di rimozione delle mine furono ulteriormente perse diverse imbarcazioni.
Le unità della quinta flottiglia di motosiluranti e della settima flottiglia scuola, il cui campo d'azione originariamente era il Golfo Finnico, a partire dal 16 gennaio 1945 vennero trasferite sul fronte della Curlandia per fronteggiare la grande offensiva sovietica. Durante le ultime settimane del conflitto, le motosiluranti parteciparono alle operazioni di soccorso che il grandammiraglio Dönitz, in quei giorni, considerava il compito primario della Kriegsmarine. Si trattava di portare al sicuro profughi, feriti e soldati. Ogni imbarcazione caricava almeno 110 persone in più rispetto al numero consentito. Considerato che le motosiluranti negli ultimi mesi del conflitto trassero in salvo più di 15.000 persone, si può dire, senza tema di smentita, che la loro ultima azione non fu mirata alla distruzione, bensì alla salvaguardia della vita umana.